Slato Rovacic, Alessandro Kozirev, Edoardo Lari, Benedetto Krebs, Francesco Ritz, Bill Kuburic, Tomo Kukulian, Nicolò Kursar, Bertollo Kuznick, Sigfrido Lager, Benno Landesberg, Liu Lapidus, Wolf Lapa, Viktor Lareski, Abramo Max Laster, Vladimiro Lauric, Berek Lederman. Si è banalizzato l'olocausto. Il sopravvissuto è diventato un cliché in molti dei romanzi che mi capita di leggere. C'è sempre un giovane protagonista con un saggio nonno che si è salvato dai campi di sterminio. O magari il nostro eroe ha nel passato qualche parente vittima della SS. La Shoah è stata ridotta a un argomento di moda e questo è orribile. Fino a quando si tratta di opere di fantasia, nonostante non le apprezzi, sono disposto a tollerare. Ma sono sempre più frequenti i casi in cui menzogne vere e proprie, a furia di essere ripetute, entrano a far parte dell'immaginario comune e passano per verità documentate. Ogni tanto, per esempio, sento resoconti dettagliati di fughe dai campi di concentramento, racconti di evasioni di deportati sprezzanti del pericolo. Ma chi mai riuscì a fuggire? Dove? In che modo? Sono bugie enormi. A distanza di anni, chiunque può dire qualunque cosa, poiché in tanti casi non è più possibile compiere delle verifiche. Ma resta il fatto che si tratta in quasi tutti i casi di colossali menzogne. In ogni paesino dell'Europa occupata, giorno e notte, si aggiravano gruppi di tedeschi, collaborazionisti e spie a cui non sfuggiva niente. Se anche un detenuto fosse riuscito a superare il filo spinato elettrificato, schivare le pallottole dei cecchini appostati sulle torrette, scappare ai cani, seminare i soldati a piedi e le pattuglie motorizzate, cosa di per sé impossibile, non avrebbe mai trovato un posto in cui nascondersi e stare al sicuro. Liliana Segre, La memoria rende liberi. Ora la prossima tappa sarà la posa dei sassi. Restate in silenzio, voi tutti che avete percorso questo cammino di memoria e di riflessione. Voi che ora siete arrivati qui, nel cuore di questo borgo antico di Casoli, alla meta ultima di questa via che la storia ha tracciato 80 anni or sono, in questo spaccato urbano che ha visto spaccare, violare, opprimere tante vite umane. Restate in silenzio ad ascoltare le voci, i bisbigli, i lamenti che il vento trasporta alle vostre orecchie, che penetrano nei vostri cuori, che restano scolpiti nella memoria, qui dove un tempo risuonavano note gioiose di danze, appassionati versi teatrali, allegri trilli di festa. Restate ora in silenzio ad ascoltare le nostre voci che gridano. Siamo le pietre, i ciottoli, i mattoni di questo vicolo paesano, di questa gentilizia dimora, della palazzina sua dépendance, e custodiamo ancora e per sempre custodiremo il ricordo rispettoso e commosso di questi uomini, diversi per razza, per provenienza e per lingua, per credo ideologico e religioso, ma accomunati dalla stessa incertezza, da un uguale senso di precarietà, dal medesimo vuoto di futuro. Il sasso che stringete nelle vostre mani, che portate nelle vostre tasche, è il vostro omaggio alla memoria, è il simbolo del vostro ostinato desiderio di salvaguardare il ricordo.
è la strada che ci ha indicato il presidente Mattarella, giunto fino a noi il 25 aprile 2018, a riconoscere con la sua presenza e le sue parole la forza drammaticamente ancora viva di questi luoghi. La memoria, custodita e tramandata, è un antidoto indispensabile contro i fantasmi del passato. Thank you.